Buonasera a tutti amici della Pallacanestro, dalla Pallacattani, sesta giornata di ritorno, ovvero 21esimo turno, e c'è il derby tra Recchico Faenza e Amadori Cesena in questa giornata in cui il match sponsor, il match dei SCM, un'azienda che da 2 anni è al fianco dei raggi solari, tra i tanti partner che hanno deciso di stare al fianco della formazione faentina. Faenza che è reduce dalla negativa prestazione di Ancona, dove è stata gettata probabilmente via un'altra occasione per fare punti, arriva comunque carica, determinata. Friso l'ha detto più volte: noi quando siamo spalle al muro diamo di più. Oggi poi c'è il derby, quindi con una simile cornice, con tanti tifosi, le emozioni e le motivazioni saranno altissime. Io come sempre sono Luca Del Favero, il mio compagno di viaggio è ovviamente Marco Bettoli. Marco, è il derby, direi che si commenta così. Una partita molto sentita da ambedue le parti, sia Faenza che Cesena vogliono aggiudicarsi questo incontro, anche se le motivazioni sono sicuramente diverse. Cesena per non perdere punti nei confronti delle squadre che la precedono, Cesena che attualmente ricopre la quarta posizione in classifica, Faenza invece che vedrà inevitabilmente dal risultato di questa partita indirizzarsi il proprio campionato, nel senso che Faenza occupa la 9ª posizione in classifica, una vittoria l'avvicinerebbe sicuramente di più alla zona playoff. Nel caso l'esito non sia favorevole alla squadra di casa, chiaramente bisognerà guardarsi anche dalle squadre che sono dietro. Comunque partita molto sentita, sicuramente promette spettacolo per queste due squadre che sono divise anche da una rivalità importante. Quest'oggi al Pallacattani una buona cornice di pubblico, buon divertimento a tutti. Arbitri del match, coppia campana, Pietro Rodia di Avellino e Giuseppe Bastarelli di Napoli. Ricordiamo l'andata 84-70 per Cesena, in quella che non abbiamo timore a dire essere stata la peggior prestazione della Recchico della stagione. Questo farà aumentare ancora di più gli stimoli. Faenza ovviamente in maglia bianca, sono già in campo 4 uomini del quintetto: Bruni, Sgobba, Petrucci, Kliucnik, vediamo chi sarà il quinto. Anumba. All'andata, ricordiamo, non c'era Petrucci perché è arrivato a dicembre, ma dall'altra parte non c'erano Planesio e Frassinetti per infortunio. Tra le grandi qualità di Cesena di quest'anno, che la stanno portando al quarto posto, c'è stata proprio quella di essere brava a dribblare i tanti infortuni che ha visto protagonista non solo Frassinetti e Planesio, ma anche lo stesso Berkic, che è stato più volte fermo per un problema al ginocchio. E quindi davvero brava a essere ritornata in carreggiata, squadra che ricordiamo in casa a 10 su 10, una striscia che è stata, diciamo, migliorata soltanto ieri sera da Piacenza, che ha 11-0 grazie alla vittoria con Teramo. Ieri Piacenza ha battuto Teramo, 100 ha battuto ancora. Andiamo a vedere dall'altra parte, abbiamo l'ex di turno Chiappelli, abbiamo Frassinetti, abbiamo Battisti, abbiamo Scanzi, abbiamo Berkic, una sorta di piccolo bignami di quello che è stata la Pallacanestro. Intanto Chiappelli va a salutare giustamente i suoi ex allenatori. Scanzi ha vinto un sacco di campionati di Serie B, l'ultimo a Milano lo scorso anno, Frassinetti ha giocato anche in Serie 1 a Reggio Emilia, Chiappelli ha una ottima carriera alle spalle, Battisti ha giocato a Jesina 2 prima di venire a Cesena, Berkic non lo scopro di certo io, giocatore davvero grande in tutti i sensi. E adesso il primo possesso però è per le mani di Faenza, Sgobba, esce Kliucnik, Kliucnik dunque parte in quintetto, è importante questo perché Vati Berti in panchina, direi una situazione tattica importante. Anumba al pallone fuori per Petrucci, prova a entrare, scarico per Sgobba, arma al braccio Giorgio Sgobba, la tripla sbaglia da sotto nel traffico, Kliucnik, Anumba, 2-0, parte avanti Cesena, parte avanti Faenza. Una Faenza aggressiva subito dalla prima azione, a rimbalzo d'attacco Anumba ha preso bene posizione, conquistato rimbalzo d'attacco, appoggiato al vetro per i primi 2 punti di Faenza. Vediamo come rispondono dall'altra parte, Scanzi, giocatore che ha sempre fatto male all'Arechico, Scanzi fuori per Battisti, su di lui ci va Anumba, piazzato di Battisti, 2-2, due bellissimi canestri. Bruni per Sgobba, Scanzi, esce Kliucnik, davvero
si lotta molto, Faenza deve impostare subito il proprio ritmo, cercherà anche Cesena di metterla sull'aggressività. Mismatch notevolissimo tra Chilucic e Battisti. Battisti ha avuto la sfortuna di essere uno che quasi il doppio, di essere con uno che è quasi il doppio di lui. Sì, mismatch molto sfavorevole al giocatore di Cesena, con Kliucnik che ha dovuto l'unica cosa voltarsi, appoggiare. Ora palla recuperata, molto intensa la Rechico in queste prime azioni di gioco. Il pallone verrà rimesso in gioco dalla squadra faentina con Sgobba. Molto intensa anche la reazione di Tiberti di Zampa, che da questa palla persa da Battisti sono alzati dalla panchina esultando. Sgobba fuori per Kliucnik, bravissimo a non farsi anticipare da Scanzi. Qui gli arbitri lasciano molto giocare, 1:30, perché tra Kliucnik e Scanzi non stanno di certo giocando con le mani in tasca. Sgobba prova a entrare! Dolcissimi i primi due punti di Giorgio Sgobba, 6-2. Scanzi ora porta avanti lui il pallone. Sono passati quasi 2 minuti di questo primo quarto. Chiappelli, che l'andata fece molto bene, si prende il tiro da 2, però 6-4, lui che queste tavole del Pallacattani le conosce molto molto bene. Anumba per Sgobba. Ricordiamo Cesena, squadra che concede soltanto 64.4 punti a partita, è praticamente il primo attacco, il prima difesa, scusate, perché era 63-3 quella di Piacenza! E Kliucnik ci mette anche il triplone, 9-4! Kliucnik senza ritmo, prova la bomba e va a segno, una Faenza veramente positiva in attacco. Adesso Cesena risponde per linee esterne, Berkic. Percussione interna del numero 10 Frassinetti, a cui viene invalidato il canestro, viene fischiato prima il fallo a Faenza, primo fallo per Faenza fischiata in questa partita, rimessa a Cesena. Fallo di Petrucci, dunque primo fallo del match, tanti duelli in questa partita, che davvero vale il prezzo del biglietto. Frassinetti, Berkic, blocco, Frassinetti prova la tripla, l'errore, poi Sgobba tentena un attimo ma riesce comunque a recuperare il pallone, Bruni per Petrucci, Anumba, Battisti, ancora Petrucci, prova a armare il braccio, Marco Petrucci, 12-4. Partenza super di Faenza, che adesso utilizza un'ottima transizione per liberare Petrucci, che dalla linea dei 3 punti va a segno per il massimo vantaggio Faenza, 12-4. Dall'altra parte prova a rispondere, sbaglia Berkic, rimbalzo di Battisti che era il più piccolino del gruppo ma è riuscito comunque a catturare questo pallone. Battisti fuori per Berkic contro Kliucnik, Berkic entra, sbaglia, c'è il fallo di Kliucnik. Due liberi per Berkic. Mette il primo punto di Berkic, 12-5. E anche il secondo, 2-2, 2 punti. 2 punti come Chiappelli e Battisti. Invece per Faenza c'è Kliucnik che ne ha 5, poi Sgobba e Numba con 2, Petrucci 3. 6-18, proprio Petrucci ha la palla in mano, Bruni prova a armare il braccio, tira, l'errore, a Numba, vola Numba e la mette nel cesto. 2 canestri molto belli, time out di Lorenzo. I lunghi di Faenza stanno creando seri problemi a Cesena, adesso reattivo a Numba a rimbalzo, si fa largo nella difesa di Cesena, recupera il rimbalzo, appoggia altri 2 punti, azione simile a quella che aveva portato proprio i primi punti di Faenza nella partita. Dunque Anumba molto presente a rimbalzo, un approccio veramente positivo quello di Faenza alla partita.
adesso uguagliato il massimo vantaggio, sono 8 i punti che separano le due squadre. Forse Cesena non si aspettava un inizio di partita così aggressivo di Faenza, che sta veramente facendo bene soprattutto per quanto riguarda il suo reparto lunghi. 14-6, vediamo se cambierà qualcosa nel quintetto. Mi riferisco soprattutto a Cesena. Faenza giustamente rientra in campo con i 5 di prima, ovvero Bruni, Petrucci, Cliocini, Canomba e Sgobba. Vediamo dall'altra parte Chiappelli, Frassinetti, Berkic, Scanzi e Battisti. No, dunque nessun cambio da entrambe le parti. E rimessa per Cesena. 14-6 Rechico. Battisti, Anumba va a pressare Battisti. Anumba che all'andata segnò molti punti, fu uno dei migliori di Faenza in una gara che, come detto, non fu certamente da ricordare. Scanzi sfortunato nel traffico, va Berkic, si prende anche il fallo, spinta da Anumba. 3 falli a 0. Si dimostra l'aggressività dei giocatori della Rechico. Battisti, esce Scanzi, Berkic si prende, gira, tira, corto Anumba, chi se no va a recuperare questo pallone Bruni. Bella palla per Sgobba, però c'è avanti, c'è Berkic, allora preferisce ricominciare da capo. Bruni, ancora Sgobba, 10 secondi per un tiro, Sgobba, bella palla per Petrucci. Si muove molto bene il pallone di Faenza, ma adesso bisogna tirare, 3 secondi, 2, 1, sbaglia Anumba. Peccato per la conclusione, ma buona circolazione. Assolutamente un'azione fluida in attacco per Faenza, ora quasi palla recuperata. Da 3 punti libero il numero 6 Battisti, rimbalzo Faenza che riparte. Ottima azione anche questa per l'Amadori, che ha avuto la sfortuna Battisti di non segnare da libero, lui che di solito questi non li sbaglia. Chiappelli recupera palla per Frassinetti, la mette sotto, ecco, qui Faenza commette uno dei primi errori della partita, perde un pallone che poi si trasforma in una sorta di cost to cost con il passaggio di Chiappelli. 14-8 più 6 Rechico, prova la tripla al capitano, l'errore solo maglie nere, e Frassinetti va a recuperare palla. Frassinetti che nelle ultime settimane sta davvero facendo molto bene, adesso è pronto Rubini sul cubo del cambio. Berkic per Scanzi, Petrucci su di lui, ancora Chiappelli, scarico. Secondo fallo di Anumba, entrano Oboe e Rubini. Escono Bruni e Anumba, entrano Oboe e Rubini. Mi lascia un po' perplesso, Marco, questi 4 falli di Faenza contro 0 di Cesena. Soprattutto pesanti quelli di Anumba, che levano per il momento dalla partita, tolgono dalla partita il lungo faentino che aveva fatto così bene nei primi minuti del primo quarto. Spazio dunque ai giovani Oboe e Rubini, vedremo se riusciranno a contribuire anche dalla distanza. Chiappelli prova la tripla, ferro, rimbalzo del neo entrato Oboe, siamo negli ultimi 4 minuti, sempre 14-8 per l'Arechico. Sgobba, palla sotto per Kljocnik, Chiappelli su di lui, fallo di Joe. Primo fallo di Chiappelli e primo fallo anche di Cesena. Rimessa per Kljocnik. Petrucci, ancora per Kljocnik, Scanzi va su di lui. Infrazione di passi, il mestiere di Scanzi questo, eh? Ha mosso il perno, messo pressione a lungo di Faenza che non è riuscito a trovare lo scarico immediato e questo è risultato in una palla persa per Faenza. Cesena ha la possibilità di accorciare adesso in attacco. Frassinetti
sfrutta il blocco, percussione centrale, palla persa, riparte Faenza in transizione. Ottima lettura di Sgobba che ci ha messo la mano anticipando di fatto Chiappelli, oboe per Petrucci, 3-20 alla fine del primo quarto. Kluchnik non ci pensa su, sbaglia poi da sotto in due tempi, conquista il rimbalzo Cesena. Battisti prova ad entrare, scarico per Berkic, attenzione, prova la tripla Berkic, errore, va Sgobba a prendere il rimbalzo. Berkic che ricordiamo qui ha giocato con la maglia dell'Andrea Costa molti molti anni fa. Sgobba, Oboe, Rubini, tanto c'è Planezio e Tiberti da una parte e dall'altra, ruba palla Battisti. Bravissimo ad anticipare, anzi a beffare Rubini, Oboe e ancora Chiappelli. Chiappelli 14-12. Time out Frisia, e forse questo deve servire proprio di lezione a Faenza, non si può abbassare la guardia. Due palle perse sanguinose quelle di Faenza, convertite subito in quattro punti veloci da Cesena. Chiaramente il trattamento di palla rimane un aspetto del gioco fondamentale, Cesena è riuscita ad approfittarne immediatamente riducendo sensibilmente il vantaggio di Faenza, che è passato in un amen da 8 punti a soli 2 punti che separano le due squadre. Faenza si è bloccata un po' in attacco, sta avendo qualche problema, o meglio Cesena probabilmente ha preso le misure a Faenza, che si era espressa benissimo in attacco nei primi minuti. Dunque time out Friso per cercare di ridare fiducia alla squadra faentina. Squadre in campo, pallone sarà rimesso in gioco da Faenza, 2 minuti e 31 secondi da giocare in questo primo quarto di gioco. Dunque ci sono un po' di cambi, Faenza che si ripresenta con Oboe, Rubini, Tiberti, Petrucci, Sgobba, dall'altra parte abbiamo Battisti, Planezio, Chiappelli, Scanzi e Papa. Papa che tra l'altro rientra oggi dopo qualche giornata di stop per infortunio, da un bel po' di tempo ai Tigers. 14-12 dunque, vantaggio di due lunghezze, proprio Papa su Sgobba, Rubini prova la tripla, 17-12 più 5, il modo migliore questo per uscire da un timeout. Faenza che ha già segnato 3 triple. Chiappelli contro Sgobba, contro Petrucci, scusate, tiro l'errore, Tiberti, palla per Rubini, 1.50 alla fine del primo quarto. Rubini, tanta pressione su di lui, Oboe, Petrucci prova ad entrare, desiste per finire la tripla, è una buona soluzione, poi va però Papa a recuperare il pallone. Sempre più 5 Rechicco, 1.30 alla fine, Battisti preferisce mettersi in proprio, è corto e va Tiberti a catturare il pallone, a darlo nelle mani di Rubini, 1.20, 80 secondi alla fine di un primo quarto piacevolissimo che è volato. Planezio su Oboe, Oboe prova ad entrare, scarico Petrucci, Sgobba, Sgobba prova ad entrare, sbaglia, peccato. Ma infatti applaude coach Friso l'ottima costruzione dell'azione da parte dei suoi. Papa va fino in fondo, c'è il fallo, direi di Tiberti, sì, e due liberi, entra Trapani, esce Battisti. E va Papa in lunetta. Mette il primo.
2 su 2, 4 su 4 invece dalla lunetta per i Tigers, 0 invece i liberi provati, avuti da Faenza. Faenza che quindi più 3, resta avanti di 3 lunghezze, 40 secondi alla fine. Rubini prova ancora la tripla, non semplice, Diverti si fa però anticipare da Papa, 29 secondi. Discrepanza di circa 8. Chiappelli prova ad entrare contro Tiberti, mette la manona, Tiberti sbaglia, poi c'è probabilmente il fallo da parte di Papa, gli arbitri lasciano correre, Battisti si prende la tripla, l'errore da sotto, ancora il rimbalzo, qui però c'è un po' di Actor Studios da parte di Papa. 3 secondi alla fine. Bravi anche gli arbitri a dover tenere calma, calmi tanti giocatori davvero esperti. Rubini, fallo di Battisti, di Trapani, scusate, primo fallo per lui. Oh, poi per Sgobba che mette 19 a 14, più 5 Rechico. A 14 dunque dopo il primo quarto, ma abbiamo ancora negli occhi, Marco, quel canestro di Sgobba, davvero furbissimo. Assolutamente, regalo della difesa di Cesena che non si è occupata bene della rimessa faentina. Sgobba si è trovata con il pallone solo da appoggiare da sotto. Questa azione ha in parte compensato due veri e propri regali che Faenza ha concesso a Cesena verso la metà del primo quarto, con due palloni persi che hanno regalato 4 punti alla squadra in trasferta. Dunque primo quarto chiuso con l'Arechico in vantaggio di 5 punti, un bel primo quarto. Per quanto riguarda i dati, un Arechico che non è ancora andato in lunetta, non ci sono viaggi in lunetta per l'Arechico, mentre segnaliamo che Cesena non ha ancora segnato da 3 punti, 0 su 5 dal campo. Nella specialità del tiro da 3 punti invece Faenza ha segno 3 volte su 7 tentativi. Si torna in campo Rechico con Tiberti, Petrucci, Sgobba, Rubini e Oboe. Dall'altra parte Chiappelli, Planessio, Papa, Scanzi e Trapani. Anche Planessio, giocatore che ha un palmarès ricchissimo alle spalle. Il possesso sarà nelle mani ovviamente dei Tigers. Si riparte 19 a 14. Diciamo che la peggior notizia per Faenza sono i due falli di Anumba che lo hanno un po' limitato, hanno un po' limitato il suo ottimo primo quarto. Tiberti, la manona su Planessio. Ottimo il suo clinic sull'uso del piede perno, però non ha fatto i conti su Tiberti. Tiberti, palla per Sgobba, Sgobba contro Planessio, anzi scusate, Petrucci si gira, tira, corto rimbalzo di Trapani. Intanto corre subito ai ripari coach Di Lorenzo, dopo pochi secondi mette sul cubo del cambio Frassinetti. Papa, Trapani, Scanzi, raddoppio, bravo Scanzi a recuperare questo pallone. Intanto vediamo cosa succederà, entra Frassinetti, esce Chiappelli. Strano questo cambio dopo poco più di 40 secondi, tra l'altro non mi sembrava neanche che Joe avesse fatto chissà che. Sì, anche a me ha sorpreso un pochino questo cambio in corsa, soprattutto dopo 50 secondi. Adesso Cesena prova a sbloccarsi dalla linea dei 3 punti, ma sbagliata la conclusione. Faenza può ripartire
in attacco, non si è ancora segnato in questo secondo quarto di gioco. Ora Tiberti sempre per linee esterne, serve Rubini che cerca azione personale e riesce a completare l'appoggio andando a segno, avrà anche un tiro libero, dunque pregevolissima percussione di Rubini che taglia la difesa cesenata, riesce a segnare con un layup mancino e avrà anche il viaggio in lunetta. Primo fallo di Planesio, dunque gioco da tre punti di Rubini, potenziale gioco da tre punti che concretizza. 6 punti, 22-14, ritorna dunque la Rechico al massimo vantaggio. Battisti bravissimo fino in fondo, attenzione perché questo è un giocatore che a Faenza ha sempre fatto molto molto male. Fallo intanto di Rubini, due libere proprio per Battisti, giocatore che riesce dalla panchina a portare un incredibile cambio di ritmo, una grandissima velocità, ricordiamo che ha un 98. Sbaglia il primo, è anche il primo libero sbagliato del match da Cesena. Secondo per lui, segna. 22-15. 8-35 alla fine. Rubini. Stavo per dire fallo di Scanzi, stavo per dire che tra Petrucci e Papano si scambiavano carezze, poi dopo l'arbitro ha avvisato il fallo di Scanzi, entra intanto Airovic al posto di Scanzi, Airovic classe 2000, arrivato lo scorso anno a Latina, arrivato quest'estate, giocatore di grande impatto fisico. Rubini, palla per Sgobba, ha rischiato molto qui Sgobba. Fallo in attacco di Sgobba. Coi se coi ma, come si dice, la storia non si fa, ma se Rubini fosse magari entrato non sarebbe stato questo esito l'azione. Sesta palla persa per Faenza. Con questo sfondamento di Sgobba, un'azione non fluida, quella in attacco di Faenza che ha portato alla palla persa. Dunque Cesena ha la possibilità di riavvicinarsi con il pallone in attacco per linee esterne. Rubata la palla a Cesena senza che venisse fischiato fallo e recupera in maniera giudicata regolare dagli arbitri il pallone. Arbitro che si consulta al tavolo. Ora gli arbitri chiedono di evitare l'utilizzo dei fischietti. Pallone che sarà rimesso in gioco da Faenza. Grandissimo gesto atletico di Papa, davvero non c'è molto da commentare. Petrucci prova la tripla, non va, poi nel traffico quasi Oboe la prende, alla fine Airovic il più alto, poi c'è un tocco da parte di Tiberti e rimessa di Cesena. Però avete visto quanta sfrontatezza, ovviamente in senso buono, di Battisti a prendersi con lo sfondamento di Sgobba, davvero di Trapani, scusate, mi confondo sempre. Frassinetti prova il piazzato, dolcissimo. 22-17, quarto punto, più 5 Rechicco. Oboe. Prova a entrare Oboe, scarico per Rubini. Rubini con un gioco di prestigio, fallo di Trapani su di lui. Secondo fallo. Rimessa Faenza, pronto a entrare Kliucnik, pronto a entrare anche Zampa. Dunque entrano Kliucnik e Zampa, escono Sgobba e Petrucci.
Oboe per Rubini. Dunque Recchico con Oboe, Rubini, Trapani, prova Oboe la tripla, sbaglia, poi però va, vola Kljucnik nel traffico, sbaglia, beh, poi peccato davvero. Ottima la difesa di Cesena, Airovic. E anche oggi Marco Trapani ha cambiato la partita col suo ritmo. Gran bella ripartenza di Cesena con un ottimo 1-2 sotto canestro che ha favorito l'appoggio da due punti. Ora Tiberti si fa largo, sfortunato il lungo di Faenza che si vede sputare la conclusione dal ferro. Riparte Cesena. Papa 22-19 più 3 Recchico, dunque break di 5-0. Papa prova ancora contro Tiberti, no, questa volta qui non mi sembrava. Non mi sembrava sinceramente fallo. Secondo fallo per lui. E adesso va sul cubo del cambio sgobba, deve uscire Tiberti. Time out. Cesena è sempre lì, pronta a colpire. Beh, sicuramente non ha 28 punti per caso, una squadra sicuramente molto solida che ha tra le proprie capacità quella di far giocare male l'avversaria, questo sicuramente. Ora Friso chiama time out cercando di riportare un pochino di serenità alla sua squadra dopo che Tiberti si è un pochino innervosito e gli è stato fischiato un fallo tecnico, dunque Cesena avrà l'opportunità di riavvicinarsi nel punteggio con il tiro libero. La situazione falli vede 4 falli fischiati a Faenza, 3 per la squadra ospite. Siamo dunque nella fase centrale di questo secondo quarto, una partita sicuramente molto molto combattuta. Equilibrata al momento, solo 3 i punti di vantaggio di Faenza, una situazione rimbalzi sostanzialmente in equilibrio, anche quella assist, vede 7 assist per Faenza, 5 per la squadra ospite, continua il digiuno di Cesena dalla linea dei 3 punti e non è ancora andata a segno. Va Frassinetti per il libero, segna, quinto punto per lui, 22-20. In partite come queste leggerezze come una protesta simile non possono essere tollerate. Bravi gli arbitri, anche se a discapito di Faenza, a fischiare, perché vuole dire che stanno davvero sul pezzo. Qui brava però Faenza a recuperare palla dalla rimessa e dunque a scongiurare. Zampa intanto perde palla, mamma mia. Serie di errori incredibili, alla fine la morale è che la palla l'ha sempre Cesena da quella posizione. Ok, la pressione di Cesena, ma non me ne voglia Zampa, questa volta qui è stato lui a non prendere il pallone, a non trattenerlo. Airovic, Trapani, prova a entrare Trapani. Terzo punto, 22-22. Pronto ad entrare intanto Bruni. Prova Kljucnik l'errore, adesso Faenza deve stare attenta. Papa perde per un attimo la maniglia, Planezio per Frassinetti, prova ad entrare, blocco di Airovic su Oboe, tiro difficile di Frassinetti, rimbalzo di Zampa, palla per Oboe, 5-30 alla fine. Come ha cambiato la partita Trapani, davvero giocatore che mi meraviglia non sia ancora in A2 dopo gli ottimi campionati che sta facendo. Sgobba fuori per Oboe, il piazzato di Oboe, l'errore, adesso Faenza sta anche un po' litigando con il canestro. 5 minuti e 5 secondi, prova la tripla Papa, segna, sorpasso,
sorpasso per Cesena, 25-22. Rubini era libero da sotto, non l'ha visto Oboe. Fallo di Trapani. Chiappelli va in panchina al suo posto. Terzo fallo di Trapani. Esce Rubini, entra Bruni, esce Oboe, entra Petrucci, mette un po' più di fisicità, coach Friso ci sta. Faenza ha problemi notevoli in attacco, è un qualche minuto che non va a segno. Ora Bruni rimette il pallone in gioco in zona d'attacco, zampa, palla torna a Bruni in angolo, sgobba, di nuovo zampa. Sceglie per l'azione personale Zampa e andrà in lunetta con due tiri liberi, esaurito il bonus per la squadra ospite. Dunque Zampa ha la possibilità di mettere punti a referto. Sfortunato per quanto riguarda il primo tiro libero, il pallone esce di un niente. A segno invece il secondo tiro libero, più 2 Cesena. 4 e 25 alla fine del primo tempo. Frassinetti, su di lui Zampa, recupera palla in qualche modo Zampa con una magia, non so come abbia fatto, poi ce lo faremo raccontare. Sbaglia Zampa, peccato, peccato davvero, aveva fatto tutto benissimo. Poi Frassinetti prova lo scarico difficile per Battisti, davvero azioni strane. Frassinetti prova la tripla, sbaglia Bruni il rimbalzo, si gioca ai 2000 all'ora, sgobba la tripla, è il suo tiro, Giorgio sgobba, 26-25, time out di Lorenzo. Marco, ma che bella partita. Da sottolineare veramente Zampa com'è ripartito con un gioco di prestigio dietro la schiena, peccato per la conclusione che non è andata a segno grazie anche all'opposizione dei giocatori di Cesena. Nell'azione successiva Bruni con un bel rimbalzo a centro area, nonostante sia il più piccolo di statura, è riuscito a trovare sgobba piazzato sulla linea dei 6,75 m. Non ci ha pensato due volte Giorgio Sgobba, a segno con la bomba che ha riportato sopra Faenza. Dunque time out di Lorenzo dopo questo risveglio molto veloce della squadra di casa, che comunque aveva difficoltà in attacco. Le squadre stanno rientrando in campo, poco meno di 4 minuti da giocare in questo secondo quarto di gioco, più 1 Faenza. Vediamo chi rientra in campo per Faenza: Bruni, Zampa, Kljucnik, Petrucci, Sgobba. Dall'altra parte abbiamo Battisti, Planessio, Chiappelli, Airovic e Frassinetti. 3-52, 26-25, è già bonus Cesena. Faenza ci andrà al prossimo fallo commesso. Per quanto riguarda i falli, 3 di Trapani, 3 di Tiberti, sono queste le peggiori notizie per le due formazioni. Airovic per Planessio, chiama il blocco di Airovic, Planessio prende la tripla, la sbaglia, poi Sgobba va a recuperare il pallone, Bruni. Di Lorenzo chiede un po' spiegazioni ai suoi, Bruni mette la quinta, poi passaggio dietro la schiena, Chiappelli, fallo su Sgobba, due liberi, secondo fallo per gioco. Quanti falli avranno fatto del genere lo scorso anno in allenamento i due? Si conoscono bene giocatori. Adesso Sgobba a segno dalla linea del tiro libero, ottavo punto per Sgobba. Sbagliato la seconda conclusione, il pallone viene toccato da Zampa, ma il possesso è Cesenate. Dunque più 2 Faenza, poco più di 3 minuti da giocare.
L'Anezio prova ad entrare, Petrucci per poco non gli ruba palla, Chiappelli che bel passaggio per Frassinetti, poi entra Frasso, segna 27 pari, ma stiamo vedendo delle giocate davvero di grandissimo spessore per questo derby che è davvero uno spettacolo. Fino a questo momento 27 pari, Sgobba prova ad entrare, 10 punti per Giorgio Sgobba, primo giocatore del match ad andare in doppia cifra. Frassinetti zampa su di lui, anche Zampa ha avuto un buon impatto sul match. Bella palla per Airovic, ma non si capiscono i due. Zampa recupera pallone, Bruni, 2.25 alla fine, Bruni, scarico per Zampa, ancora per Bruni, Kljucnik contro Joe, Kljucnik! Ecco, come si fa a giocare sulla linea di fondo? Per informazioni chiedere al signor Kljucnik. Kljucnik riesce a fare proprio quello che voleva, prendere posizione contro Chiappelli che sicuramente gli rende dei centimetri e con un ottimo uso del corpo, svitando sul piede perno, riesce a trovare due punti appoggiati alla tabella per il nuovo più 4 Faenza. Esce Airovic, entra Papa, non ha dato molta consistenza a Cesena, soprattutto in attacco. Frasso, decimo punto anche per lui. Giocatore che esce benissimo dagli scarichi, qui Petrucci quasi perde palla, poi c'è un signore che si chiama Giorgio Sgobba che oggi ha deciso di deliziarci e risponde da 3 a 1.30 dall'intervallo, 34-30. Frassinetti, Papa, ancora Frasso, Kljucnik su di lui. Frassinetti passa poi Papa, due secondi, un secondo, perde palla! Brava Faenza, brava difesa, applaude anche Friso. Faenza con un'ottima intensità difensiva riesce a recuperare un pallone fondamentale. Con 1:11 da giocare, il pallone a Bruni. Decide di aspettare Zampa. Pallone che gira per linee esterne, di nuovo Bruni, azione ragionata. Kljucnik sulla linea dei 6,75 m dà un buon pallone a Bruni che si trova da solo e segna una bomba incredibile per il nuovo più 7 Faenza. Con tanto di dedica da parte del capitano che trova il modo migliore per segnare i suoi primi punti del derby. Sbaglia Planezio, poi peccato, peccato per questo fallo, fallo di Petrucci. In termini di regolamento non si può dire nulla, peccato. Due liberi per Papa. Pronto Calabrese, esce Petrucci. Che rientra in campo dopo non aver giocato nelle ultime due gare, d'altronde ha una roster piuttosto lungo. L'Arecchico mette il primo Papa, sono 6. Mette anche il secondo. Bruni, più 5, 25 secondi alla fine, Zampa contro Frassinetti, passa Bruni, 20 secondi, discrepanza di circa 11 secondi, non si capiscono, Zampa prova a catturare il pallone, 3 secondi, 2 secondi, 1 secondo, Zampa una tripla impossibile, sbaglia ma Sgobba sotto, si prende anche il fallo, questo è quello che deve fare l'Arecchico e vedendo la faccia di Di Lorenzo è quello che non deve fare Cesena. Super reattività di Giorgio Sgobba che segue la preghiera tra virgolette di Zampa
e riesce a recuperare un pallone in attacco fondamentale che gli varranno due tiri liberi quando rimangono 9 secondi da giocare. Peccato per questo tiro libero che se ne esce dopo aver toccato entrambi i ferri. Nuovo viaggio in lunetta per Sgobba, a segno, ultima azione per Cesena. 38-32, 6 secondi, Planezio, vediamo cosa farà la difesa di Faenza. Battisti prova la tripla, la mette. Bravo lui. 38-35, finisce così il primo tempo. Un minuto e 20 al secondo tempo. Beh, Marco, un commento sul primo, direi. Le emozioni ci sono state. Emozioni che non sono mancate in tutti questi 20 primi minuti di gara, con un punteggio che ne risulta quasi in equilibrio. Sono solo 3 i punti di Faenza dopo la tripla, proprio sullo scadere, di Planezio, che ha ulteriormente riavvicinato la squadra ospite. Da segnalare sicuramente la prestazione per quanto riguarda la squadra di casa di Sgobba, con 14 punti, un ottimo 5 su 8 dal campo, anche 4 rimbalzi e 2 assist per il giocatore faentino. Da parte cesenata invece l'unico giocatore in doppia cifra è Frassinetti, con 10 punti e 3 rimbalzi. Percentuali dal campo per quanto riguarda i tiri da due punti: 50% per Cesena, poco sotto il 50% per Faenza. Faenza con buone percentuali da 3 punti, 6 conclusioni a segno su 14 tentativi, solo 3 invece le conclusioni per Cesena su 10 tentativi. Precisa dalla lunetta la squadra ospite, 8 su 9. Leggermente più imprecisa Faenza, con 4 tiri liberi a segno sui 7 tentati. Le squadre tornano in campo adesso. Buon divertimento per questi secondi 20 minuti di gara. Recchico che si presenta con Bruni, Petrucci, Anumba, Sgobba e Kliucnik. Dall'altra parte abbiamo Battisti, Frassinetti, Planezio, Papa e Berkic. Ritorna dunque Anumba, che era stato messo un po' fuori dai giochi per colpa di quei due falli che aveva commesso all'inizio. Sgobba intanto fuori per Kliucnik. Bruni, vediamo come inizierà Kliucnik. Che biglia di Bruni! 40-35, un cioccolatino. Dai, deve essere un bel secondo tempo. Kliucnik riesce a liberarsi con un bel gioco della marcatura, e Bruni con un filtrante schiacciato riesce a servire un super assist al lungo faentino per questi primi 2 punti del secondo tempo. Planezio, fallo su di lui di Kliucnik. Sfortunata Faenza, perché penso per una frazione di secondo non ha commesso l'infrazione di 24 Cesena. Bruni ha richiamato il compagno dicendo magari un po' più d'attenzione. Secondo fallo di Kliucnik, che va quindi come Petrucci e Anumba ad avere 2 falli. 3 invece sono quelli, ricordiamolo, di Tiberti. Frassinetti prova ad entrare, ci mette la manona Kliucnik, ma Frassinetti se lo inventa. Ricordiamo, giocatore che ha fatto benissimo a Forlì, poi ha giocato anche in A1 a Reggio Emilia, sfortunato quando in A2 a Legnano, quando stava proprio tenendo numeri da americano, si è infortunato al ginocchio. Davvero giocatore che, se avesse avuto un po' più di prestanza fisica, ma nel senso meno infortuni, sarebbe stato ancora più determinante. Sbaglia Numba, adesso pallone nelle mani di Battisti. Sono già volati intanto 1 minuto e 30 di questo secondo tempo. Va Planezio, bello scarico per Berkic, c'è il fallo su di lui di Kliucnik.
E qui Marco cominciano ad esserci un po' dolori, perché tre falli di Berti, tre falli di Klucnik, i centri di Faenza hanno quasi, sono quasi sull'allarme rosso. Situazione falli abbastanza pesante quella di Faenza, con Klucnik che adesso non riesce a evitare il contatto su Berkic che va in lunetta, sbaglia il primo personale dalla linea del tiro libero. Esecuzione perfetta per quanto riguarda il secondo personale, Cesena si riavvicina a meno 2. Più 2 del Chicco dunque, Petrucci resta in campo, Klucnik intanto non vedo movimento, sgobba, prova ad entrare, bella però la difesa di Cesena, bella palla anche per Petrucci, Rumba! Il canestro voluto è arrivato davvero di squadra. Rimbalza, adesso va proprio a staccare dal pero, come si dice, il pallone. Petrucci, fallo su di lui di Battisti. Secondo fallo. Primo fallo, anzi, scusate. Bruni. Sgobba. Prova sgobba, sbaglia, rimbalzo di Berkic che quasi non si alza per catturare questo pallone. Berkic, Planezio, Bruni, fallo. Adesso sicuramente, come si direbbe, anche meno, nel senso che va bene enfatizzare, no Marco, però vabbè, adesso si chiariscono i due giocatori subito con l'infrazione fischiata a Bruni. Semplice azione di gioco con Cesena che rimette il pallone in campo in attacco. Pallone gestito per linee esterne, Berkic prova il gioco ma non vede il compagno libero, dunque si affida ad un tiro che però risulta sbagliato, recupera il ribalto Faenza. E il gesto di Planezio fa capire come si accenda la tensione, ma da entrambe le parti, chiaramente. Anumba, bella biglia sotto per Anumba, ce n'è per 3, fallo di Planezio. Fallo di Berkic, scusate, è mancato un po' Anumba nel primo tempo. Anumba molto presente sotto le planche in questo inizio di terzo quarto, già secondo canestro per lui, premiata l'aggressività del lungo Faentino, ora lunetta per lui, a segno il tiro libero, più 7 Faenza. 3 minuti sono passati di questo secondo tempo, vola per le terre Bruni, Frassinetti libero da 3. Petrucci recupera questo pallone, ha rischiato grosso Faenza. Bruni prova a entrare, il capitano che slalomeggia, massimo vantaggio 4-7-3-8, time out di Lorenzo. Faenza molto ispirata in attacco in questo terzo quarto di gioco, si è un po' sfilacciata la difesa cesenate in questo terzo quarto, ottimo l'impatto di Anumba che ha dato sicuramente una scossa di energia a tutta la squadra di Faenza che ora si sta esprimendo su ottimi livelli. Una squadra, quella di Faenza, che sta girando molto bene in attacco. Adesso Cesena fa più fatica a trovare linearità anche nella costruzione del gioco e questo ha generato appunto il timeout di coach Di Lorenzo, che ha scelto per interrompere subito questa fase decisamente favorevole alla squadra di casa.
squadre che tornano in campo, 6 minuti e 40 secondi da giocare in questo terzo quarto di gioco. Allora vediamo un pochino chi c'è: Planesio, Battisti, Papa, Berkic e Frassinetti, dall'altra parte Anumba, Petrucci, Sgobba, Krilčinić e Bruni. 6 a 30, 47 a 38, più 9 Recchicco. Planesio si prende un bel tiro, poi sbaglia Bruni, va a prendere il rimba e poi spinge sull'acceleratore. Fallo in attacco di Krilčinić, quarto fallo di Krilčinić. Io sinceramente, Marco, non l'ho visto sto fallo perché guardavo Bruni, però non nessuno obiettivamente ha protestato, quindi l'ingenuità di Krilčinić c'è. Si è fatto largo irregolarmente a centro area, l'arbitro era molto vicino, ha ravvisato l'uso scorretto, corpo o braccia che sia. Questo è il risultato della quarta penalità per Krilčinić, che si è accomodato. Ora Berkic si fa largo sfruttando sicuramente il mismatch in termini di centimetri e di chili. Due tiri liberi per Berkic, che non è riuscito a trovare proprio per il fallo commesso da Faenza. Conclusione a segno, avrà però due tiri liberi. Primo decisamente corto per il lungo di Cesena. Altra opportunità dalla lunetta, questa volta sfruttata, torna a meno 8 Cesena, poco meno di 6 minuti da giocare. 5.50 per la precisione, Frassinetti va comunque a recuperare palla, Anumba chiede l'infrazione di campo. Gli arbitri lasciano invece seguire, bel passaggio no look, Sgobba si prende il tiro, l'errore, va Battisti a catturare il rimbalzo. Attenzione adesso a non dare però troppa carica a Cesena, e ha dimostrato davvero di poter recuperare i gap in un non nulla. Planesio, bella palla per Berkic, si gira, tira, segna. 4-7-4-1, è un po' il salvagente in questo momento in attacco della di Cesena. Meno 6 dunque, adesso però il capitano mette 7 punti, il settimo punto, 4-9-4-1, ancora più 8. Ma attenzione adesso soprattutto a Tiberti, che ha già 3 falle. Palla sotto per Berkic, pestato il pallone, vediamo da chi, da Tiberti, esatto, infatti mi sembrava. La rimessa Cesena con i canonici 14 secondi, 4:43 alla fine del terzo quarto. Planesio non ci pensa su, Petrucci ci mette la mano, poi va a recuperare palla Tiberti. Bruni, Anumba, Petrucci, piede. Sfortunato Planesio qui, perché aveva praticamente la palla nelle mani. Resettato il cronometro con rimessa che verrà affidata a Bruni. 11-6 il parziale momentaneo del terzo quarto per la squadra di Faentina. Tiberti si gioca l'uno contro uno con un controllo di palla non perfetto, di nuovo la palla per le linee esterne, gioca 1-2 bellissimo con Bruni. Tiberti riesce a capitalizzare l'azione costruita con il playmaker Faentino. A segno Tiberti con il tiro libero che avrà in aggiunta più 10 Faenza. Tiberti con il prossimo viaggio in lunetta. È uscito Battista, è entrato Trapani, è uscito Papa, è entrato Chiappelli. Aggiuntivo per Tiberti, che segna
5-2, 4-1, 2 più 1 di Tiberti. Più 12, più 11, anzi, scusate, Recchicco. Prova Berkic da 3. Con l'aiuto del ferro. Fa canestro solo lui, praticamente, intanto il fallo commesso da Papa. Sgobba, fallo questo. Gli arbitri dicono che invece è stato colpito il pallone. Prova Planessa, la tripla. Time out, è così. Cesena con una risposta di squadra veramente notevole alle folate di Faenza, che si era portato sul più 11 in un amen con due triple Berkic più Planezio, torna a meno 5 dopo il massimo vantaggio della squadra faentina. Dunque pronto time out di Friso. Cesena si è fatta trovare prontissima alla risposta dopo veramente un inizio di terzo quarto tutto favorevole alla squadra di casa. Gli è bastato veramente poco, due canestri pesanti per tornare prepotentemente in partita. Riequilibra anche il parziale di questo terzo quarto, 14-12 per Faenza. Le squadre tornano in campo sul più 5 Faenza. Risposta davvero incredibile, a carattere nervoso, di carattere nervoso. Tra l'altro al momento Scanzi non entra, mi viene da pensare che abbia qualche problema fisico. Comunque adesso stiamo a vedere. Bruni, Sgobba, 5-2-4-7, 3-30, Sgobba, Anumba, Tiberti, Bruni prova la tripla, Bruni, l'errore, rete! Con aiuto del ferro, si parla solo con delle triple, Frassinetti. Vinta di Tiberti su Berkic. Quarto fallo di Tiberti. Sembrava molto più indietro, però. Così. Berkic che sta davvero facendo da parafulmine alla sua squadra. Questo è il quinto fallo che ha subito. E direi che è un buon lavoro, perché i lunghi di Faenza sono andati proprio a quattro falli per merito suo. Berkic segna il secondo. Più 7. Purtroppo esce Tiberti, ma non può rischiare a 13 dalla fine di perderlo. Ora viene richiesto un contributo veramente importante ai piccoli per quanto riguarda Faenza. Ora Numba riesce a recuperare il pallone, ma bisogna andare a cercare la conclusione. Sgobba con il fallo, se non sbaglio. Del numero 4 Trapani. Sgobba in lunetta per due tiri liberi. Faenza ha già esaurito il bonus. Presto sarà così anche per Cesena, che ha 4 falli in questo quarto di gioco. A segno il primo tiro libero di Sgobba, sbagliato il secondo. Anumba, importantissimo il rimbalzo del
lungo Faentino, che beneficerà di due tiri liberi, due viaggi in lunetta dopo un ottimo rimbalzo in attacco sull'errore dalla lunetta di Sgobba. Dunque sarà il turno di Anumba dalla lunetta per cercare di mettere nuovi punti nel paniere. Che recuperi di Anumba, sia questo rimbalzo sia quello di poco fa. Segna, nono punto, 5-7-4-8 più 9 come, 9 come i punti di vantaggio della Recchico. Completa, più 10, 2 su 2 per Anumba e 10 punti anche di Simon. Adesso Planezio è bravo a recuperare questo pallone, 12 secondi, Anumba quasi recupera, mamma mia, Planezio, Petrucci su di lui, Berkic spalle a canestro, Sgobba, 4 secondi, 3, 2, 1... C'è una grande, grande difesa di Faenza, una grande, grande difesa di Faenza. 2-0 alla fine, Bruni prova. Dà la palla a Petrucci, Anumba prova a entrare. Lo vorrei rivedere. Non mi sembrava così chiaro lo sfondamento di Anumba, mi sembrava che difensore della squadra ospite non avesse una posizione chiara in difesa, ma tant'è, fischiata contro giocatore di Faenza, pallone di nuovo per Cesena, tiro sbagliato di Frassinetti, rimbalzo Faenza sul più 10. È una partita adesso nervosa, nervosissima, Faenza deve stare sul pezzo, deve mantenere questa lucidità, Anumba per Sgobba, Chiappelli lo anticipa, mette fuori palla, bene per Faenza. Entra Papa, esce Planezio, 9 secondi per imbastire l'azione. Bruni. Oboe, ancora Bruni, 1-23 alla fine, prova la tripla, Oboe sbaglia, Bruni sbaglia, sembrava quasi uno schema per Anumba, Anumba però non prende il rimbalzo, e dalla faccia di coach Friso mi sembra proprio che non fosse uno schema, quindi diciamo un errore del capitano. 1:10 alla fine del terzo quarto, più 10 Recchico, Papa, bel movimento, poi scarico molto buono per Chiappelli, l'errore, il rimbalzo di Giorgio Sgobba. Ultimo minuto del terzo quarto, Bruni palla in mano, Petrucci, Anumba, Oboe, piede di Frassinetti, 45 secondi, Anumba, Oboe, prova la tripla, Oboe, l'errore, peccato, era un buon tiro. 37 secondi, adesso attenzione perché quando sta finendo i quarti si scalda Cesena, Berkic, palla per Frassinetti, 2 su di lui, palla recuperata, non so come Marco, non so come, ma va bene, Bruni, discrepanza di quasi un secondo dal cronometro del 24 a quello della partita, Petrucci sbaglia, Chiappelli, 10 secondi, Battisti, Berkic, la tripla di Berkic, l'errore, Chiappelli, anzi scusate, Papa, ancora a fil di sirena, 58-50 dunque per Arechico a fine terzo quarto. Meno di un minuto all'inizio dell'ultimo quarto, Marco, 58-50, sarà un gran ultimo quarto, peccato per quei quattro falli di Tiberti e Klucznik.
Un ultimo quarto decisivo per questo incontro, un ultimo quarto dove l'Archicco si presenta con 8 punti di vantaggio. Guardavo un pochino le prestazioni dei giocatori, 3 giocatori in doppia cifra per Faenza: Anumba, Sgobba e Bruni. 2 in doppia cifra per Cesena: Frassinetti e Berkic. Berkic, nonostante non sia stato preciso dal campo, 2 su 8 dal campo, ha comunque preso la squadra sulle spalle in questo terzo quarto. Veramente da sottolineare la prestazione di Papa per quanto riguarda Cesena: 1 su 1 da 2, 4 su 4 dalla lunetta, ma 10 rimbalzi. È l'unico giocatore della partita in doppia cifra con i rimbalzi e si è sentito moltissimo la sua presenza, che ha tenuto a galla veramente la squadra di Cesena. Si riparte: Chiappelli, Battisti, Trapani, doppio play dunque, Papa e Frassinetti per Cesena, Anumba, Petrucci, Oboe, Sgobba e Bruni per Faenza. Si riparte 58-50 per Faenza. Davvero Papa, una gran partita. Frassinetti prova ad entrare, tiro difficile. Bruni un po' pretenzioso, anche se c'è nel bagaglio di Frasso. Anumba sbaglia, peccato. Peccato Frassinetti contro Petrucci. Il basket, Marco, è uno sport stupendo anche per questo, eh. Da un tiro sbagliato, neanche mezzo secondo, e siamo potenziale gioco da 3 punti. Ripartita subito Cesena. Sfortunato Anumba nell'appoggio del pallone al vetro, tiro sputato dal ferro. Dall'altra parte Frassinetti con un'azione di classe completata adesso dal supplementare a segno. Si riavvicina a Cesena, più 5 Faenza. Oboe, passati 30 secondi di questo ultimo quarto, Anumba, palla sotto per Oboe. Dormita colossale della difesa di Cesena, uno dei più piccolini. In quella porzione di campo ha preso palla e l'ha messa nel cesto. Dunque ritorna più 7 Faenza. Palla persa. Più 7. Oboe chiama lo schema, porta palla da lui. Sgobba, Bruni, 8 secondi, Bruni per Sgobba, sbaglia poi, 17-6-2-5-3 più 9. Faenza riesce a scavare un 9 punti per che la distanzia da Cesena con questo ottimo rimbalzo di Sgobba dopo una conclusione sbagliata. Ora Frassinetti sale in cattedra per la squadra ospite a segno con altri 3 punti, 18 sono i punti di Matteo Frassinetti con anche 6 rimbalzi. E non sono passati neanche 2 minuti di quest'ultimo quarto, davvero ne vedremo delle bellissime. Scusate, Bruni contro Chiappelli, Sgobba si fa ingolosire, Sgobba sbaglia poi, Chiappelli recupera il rimbalzo, Battisti, fallo di Oboe su Battisti. Adesso esce Petrucci e entra Tiberti. Primo fallo per Oboe. La rimessa affidata a Frassinetti. 2-0 intanto i falli per l'Arechico in questo ultimo periodo. Frassinetti contro Bruni, bella palla ma finisce nelle mani di Anumba. Bruni chiama lo schema, preferisce ragionare, giustamente si prende la tripla Bruni di tabella, sbaglia, palla dall'altra parte per
qui è successo di tutto, è successo di tutto. Più 4, mi viene da dire come non hanno fatto fallo, come hanno fatto a non vedere il fallo di Sgobba. Sì, fallo di Sgobba non fischiato. Cesena però si riavvicina dopo questo canestro che gli è stato concesso dalla squadra di Faenza. Bruni per linee esterne a Numba da 3 punti, non proprio il suo tiro, però è a segno. A Numba particolarmente ispirato con altri 3 punti, sono 14 i punti di Anumba, Faenza torna a più 7. 6:44 alla fine, Frassinetti ci mette la spalla, gli arbitri dicono di no. Non mi sembra però che ci sia lo stesso metro per certe fischiate, soprattutto se penso al fallo che ha portato al fallo in attacco di Tiberti. Bella palla, bel gioco a due, Obu e qui neanche, non c'è nulla. Bisogna stare calmi, bisogna stare calmi, Chiappelli, errore, poi le... grazie a Cesena, grazie a Faenza. La morale è che la palla l'ha nelle mani Obu. 6-0-9, direi che tutto sommato va bene così, si resta sul più 5, Rechico. Bruni non trova Tiberti, due non si capiscono, la palla va nelle mani di Papa, poi va Obu è quasi a recuperare palla, Battisti si mette in proprio, segna. Sesto punto. Più due, più tre, scusate. Non si fischia più, non si fischia più, Battisti, più fallo, non si fischia più. Pochissimi gli interventi degli arbitri in questo quarto quarto. Ora Cesena riesce a trovare la conclusione in contropiede, avrà anche il tiro libero per cercare di ottenere la parità. Time out Friso, sono 3 i falli fischiati a Faenza in quest'ultimo quarto di gioco, 0 per la squadra ospite. 5 minuti e 29 da giocare in quest'ultimo quarto di gioco. Cesena è tornata prepotentemente sotto con un parziale nel quarto quarto di 14-7. Frassinetti sta portando, sta caricandosi il peso offensivo dell'attacco della squadra ospite sulle spalle. Sono 20 i punti per il giocatore di Cesena che è anche il top scorer di questo incontro. Esaurito il tempo a disposizione delle squadre, dunque Cesena che ripartirà dalla lunetta con un personale per cercare di impattare il risultato. Allora Petrucci, Tiberti, Sgobba, Obo e Rubini da una parte, Frassinetti, Trapani, Chiappelli, Battisti e Papa dall'altra. Libero importantissimo per Trapani perché potrebbe riportare la parità. Sbaglia il libero, invasione, infrazione, possesso Rechico. 5:29 la lunetta, alla fine. Petrucci prova fino in fondo, non un canestro facile, eh? Bel canestro di Petrucci a centro area che dà un po' di ossigeno a Faenza in attacco. Ora Cesena ha il pallone per riaccorciare o addirittura impattare nel punteggio. Frassinetti, azione personale con scarico, sfondo fischiato a Frassinetti, palla persa quindi alla squadra ospite.
è soltanto il primo fallo di Frassinetti e anche il primo fallo fischiato alla squadra ospite in questo quarto di gioco. Dopo oltre 5 minuti per far la chiosa, Rubini, oboe sempre più 3 per l'Arechico Tiberti, ricordiamo 4 falli, Rubini, oboe, prova a entrare Tiberti da sotto, fallo di Gio, Cappelli. Quarto fallo per Gio. Va Tiberti. Mette il primo. Mette il secondo. Quinto punto di Tiberti, 4:33. Più 5 del chiù. Fa in attacco di Papa. Adesso si fischia un po' da entrambe le parti, eh? Ora, come sottolinei anche tu, molti fischi da una parte e dall'altra dopo una prima parte di quarto dove veramente le fischiate erano mancate, gioco molto duro. Ora Tiberti con un controllo di palla non perfetto la lascia a Rubini che chiama lo schema. Infrazione, nuovo fallo fischiato a Papa, quarto fallo. Si riallinea la situazione falli in questo quarto di gioco, 3 infrazioni per entrambe le squadre. La rimessa sarà Faentina in zona d'attacco sul più 5. Più 5 dunque. Rubini. Sgobba. Oboe linea di fondo, fa in attacco di Oboe. Terzo fallo per lui. 4:10, 6:9, 6:4. Più 5. Chiappelli prova la tripla e corta. Chiede anche scusa. Oboe, 3:50, Faenza, un possesso importante, 6-9-5-4. Chiappelli su Tiberti, sotto per Rubini! 7-1-6-4, time out Cesena. Super assist di Tiberti che trova Rubini sotto canestro che deve solo appoggiare il pallone al vetro. Per questi 2 punti ad altissima percentuale, ottima combinazione Tiberti-Rubini. E il lungo Faentino dimostra una grande visione di gioco riuscendo a trovare il piccolo Faentino sotto canestro, pronto time out dell'allenatore ospite Di Lorenzo per un Arechico che torna a più 7. Saranno incandescenti questi 3 minuti e 45 secondi da giocare, probabile che anche la precisione dalla linea del tiro libero sarà determinante visto i 4 falli già fischiati ad entrambe le squadre. Esaurito il tempo a disposizione per i 2 allenatori, le squadre tornano in campo, il pallone sarà rimesso in gioco da Cesena. 3:45, andiamo a vedere un po' chi c'è. Trapani, Battisti, Chiappelli, Papa e Frassinetti per Cesena, Rubini, Petrucci, Sgobba. Tiberti, fallo, mamma mia, Papa! Spinge Tiberti, come si fa a non vedere da fermo? Davvero incredibile, l'ho avuto davanti. Attenzione ancora, storie tese tra i 2, entrambi hanno 4 falli, ma Papa ha messo le mani addosso a Tiberti però, eh. La spinta c'è stata, adesso l'arbitro da buon educatore va a dire, mi raccomando non fate
fatti bravi. I due rispondono sì sì e poi vediamo cosa succede. Però è incredibile davvero il tocco di Papa. Poi il trash talking, Marco, fa parte anche del basket ed è anche il suo bello, eh. Il trash talking in una partita così sentita ci sta. Niente di strano. Ora Fortunato Trapani dalla lunetta, che si vede il pallone accolto dai Ferri. A segno anche il secondo tiro libero, Cesena si riavvicina, entriamo nella zona caldissima della partita, 3 minuti e 30 da giocare. Più 5 Rechico, Tiberti, adesso attenzione, ovviamente sia Tiberti che Papa, perché gli arbitri le hanno praticamente promesse, come si dice, sgoba, prova la tripla, sbaglia, poi fallo su Tiberti, no, non è così. Bravo Chiappelli d'esperienza. Ancora Trapani, 3-10 alla fine. Vediamo che anche Trapani ha 4 falli, come Papa e come Tiberti. Trapani da casa sua diventa un assist per Oboe. La palla finisce nelle sue mani, qui buona la difesa di Faenza. Oboe 2-50 alla fine di match, più 5 Faenza. Ricordiamo, Faenza già bonus, al prossimo fallo di Cesena tirerà anche Faenza. Petrucci, scarico per Sgobba, Rubini, 7 secondi, 6 secondi, 5, Rubini prova a entrare, sbaglia Tiberti, per poco non prende palla. Papa, Sgobba contro Papa, l'errore, Sgobba, una lettura difensiva maestosa. Veramente decisivo in difesa Sgobba in questa azione, disturba Papa e praticamente gli cancella l'angolazione del tiro. Ora Tiberti sbaglia il passaggio filtrante, palla persa per Faenza, 2 minuti e 14 da giocare, pallone per Cesena sul più 5 Faenza. Commovente la risposta del Cattani, che applaude, vuole spingere l'Arechico, più 5, 2 minuti e 05. Papa, attenzione, libero da 3, prova la tripla, è un airball che va sul fondo e diventa una rimessa per Faenza. 1,58 e adesso mette su. L'artiglieria pesante in tutti i sensi, entra Berkic a 1,58, Rubini più 5, adesso raziocinio, intelligenza, Oboe, è uscito Papa per Berkic, Petrucci, scarico per Rubini. 3 secondi, prova Rubini, un tiro difficile, scappa, rimbalzo, 1,30 alla fine, 1,28, sgobba, prova Petrucci, bravissimi, elude il suo marcatore, poi la mette, 7-3-6-6. 7-3-6-6, prova Berkic, è corto! È corto! Più 7, 1-0-6. Non fa fallo e passano i secondi, non fa fallo, passano i secondi. Oboe, il piazzato! Si vola! Si vola! 7-5, 6-6, Oboe, più 9 a 38 secondi, sbaglia ancora, è rimbalzo, è di Tiberti, dai Marco, è vicino. Siamo nel garbage time, Faenza riesce incredibilmente con una forza strepitosa ad uscire vittoriosa da questa partita. Più 9 Faenza, ora solo tiri liberi con il quinto fallo di Chiappelli. Faenza con uno strepitoso quarto quarto per intensità e abnegazione difensiva.
Anche il pubblico riconosce questa super prestazione di Faenza, un quarto veramente dove Faenza è uscita alla distanza. Ora Tiberti sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Sono 9 però i punti di vantaggio di Faenza, solo 16 i secondi da giocare, più 10 Faenza. Ti lascio le ultime battute, Luca. 76-66, non si gioca più. Faenza interrompe la striscia che l'ha vista perdere gli ultimi tre derby. Vince con super merito l'Arechico 7-6-6-6. Riguardatevi, ragazzi, questa partita, perché abbiamo visto davvero cos'è l'Arechico. Da Luca Del Favero e Marco Bettoli è tutto, alla prossima gara dell'Arechico.